Ciao a tutti, benvenuti, sono sempre io, la Vispa Teresa. Oggi preparo un piatto autunnale. Facciamo i funghi con polenta e salsiccia. Vediamo bene gli ingredienti. Qui ci vogliono 500 g di farina di polenta, ma non quella istantanea, quella che va cucinata a 40-45 minuti. Sale, olio extravergine d'oliva, 300 g di funghi champignon, 200 g di pioppini, 300 g di salsiccia luganega di tacchino e pollo misto. Poi c'è qui un po' di rosmarino e salvia seccati e tritati, prezzemolo, aglio e 3 cucchiai di parmigiano. Andiamo ai fornelli. Eccoci qua, adesso ho messo 2 litri di acqua, mettiamo un filino di olio extravergine d'oliva. Aspettiamo un attimo che vada in ebollizione. Eccoci qua, aggiungiamo anche 2 cucchiaini di sale fino e attendiamo. Eccoci qua, mettiamo la nostra polenta a pioggia, cominciamo a girare, lasciamo con la fiamma, questo perché se no si possono creare dei grumi. Eccoci qua, guardate che bel regalo che mi hanno fatto. Questo è un mestolo elettrico che adesso mi mescolerà la polenta per 40 minuti, così io almeno riposo il braccio. Grazie Paola di questo bellissimo, bellissimo, bellissimo regalo. Eccoci qua, adesso noi tagliamo i nostri funghi, perché adesso ci occupiamo dei funghi. Abbiamo tutto il tempo per preparare i funghi, le salsicce. Eccoci qua, li ho tagliati, i nostri bei champignon, adesso andiamo ai fornelli e andiamo a cucinarli. Eccoci qua, mentre la nostra polentina va, noi facciamo soffriggere questo spicchione di aglio su dell'olio extravergine d'oliva con il prezzemolo e adesso aggiungiamo intanto i nostri champignon, lo lasciamo qua, tanto lo riconosciamo. Mettiamo i nostri funghi champignon e anche i nostri pioppini, guardate che belli, eh? E vai, e cominciamo a mescolare bene. Eccoci qua, vedete, ho messo lo stecchino dentro, l'ho ficcato dentro l'aglio, così almeno dopo lo leviamo, ma intanto facciamo ben bene insaporire. Qui ho messo un po' di olio extravergine d'oliva, ma pochissimo, e andremo a rosolare le nostre salsicce di tacchino e pollo. Eccoci qua, vedete, stanno ben ben rosolando, mettiamo un po' di vino bianco, proprio poco poco, aggiungiamo rosmarino e salvia, un po' di noce moscata e un po' di pepe. Non metterei sale perché le salsicce sono già salate di suo. Casomai assaggiamo dopo quando sono cotte, si fa sempre ora ad aggiungere un po' di sale. Facciamo ben bene rosolare, cucinare bene. Allento, allento. Eccoci qua, mettiamo un po' di sale. Un altro pezzettino, lo giriamo bene, vedete sono quasi pronti, intanto la carne cuoce e la polenta ci siamo, 20 minuti, 20 minuti e 40 minuti, naturalmente questi vanno messi dopo su perché altrimenti. Eccoci qua, mettiamo un po' di parmigiano, mescoliamo bene e andiamo intanto a travasare la polenta. Eccoci qua, anche la nostra salsiccetta è pronta. Eccoci qua, anche i nostri funghi sono pronti. Eccoci qua,
Sono pronti? Eccoli qua. I funghi, polenta e salsiccia sono pronti. Per vedere questo piatto, andate su YouTube e cliccate funghi, polenta e salsiccia della Vispa Teresa. Mi raccomando, cliccate la campanella, vi mando un bacio. Alla prossima, ciao!